Ma bella a tutti ragazzi, qui è GabrielDark98. Ebbene sì ragazzi, dopo mesi di inattività sono ritornato a proporvi un video su questo canale. Vorrei iniziare una serie basata sulla compravendita, perché ho visto che c'è gente che è molto interessata a questo argomento e su FIFA, non essendoci molto abituata a farsi crediti, volevo darvi alcune dritte, alcuni consigli che potrebbero raddoppiare, triplicare i vostri crediti. Il metodo che vi voglio proporre oggi in questione sono due. Il primo sono i giocatori della Liga. Nella prima settimana di marzo, o meglio, il venerdì, il primo venerdì di marzo, dovrebbero uscire le SBC della Liga. Le SBC della Liga, o meglio, vi faccio vedere subito cosa intendo. Le SBC del campionato. Vedete? Queste della Bundesliga, queste del calcio A. E così. Dovrebbe uscire quella della Barclays e quella della Lega BBVA. Perché ragazzi non ci sono altri campionati che dovrebbero uscire appunto. Quindi si presume che deve uscire quella. E io così mi sono portato avanti con il lavoro e per risparmiare qualche credito ho comprato i giocatori che secondo me avranno un rialzamento maggiore, ovvero Umtiti, Carvajal, questi sono i giocatori Kovacic, poi vedete questi giocatori qua della Sudafrica che poi vi spiegherò. Kovacic, questi sono i giocatori che ho comprato. Perché ho comprato solo questi tre giocatori? Perché secondo me l'SBC chiederà un overall, o meglio, minimo 83 di overall, così come per il Real e per il Barça. E io mi sono comprato tutti i giocatori del Barça con 83 o superiore. Come vedete, io l'ho pagati 3000, alcuni 2009, Carvalho ho pagato 5500. Adesso stanno più o meno su questa cifra, ma già da martedì, mercoledì, giovedì si rialzeranno perché ci sarà un hype molto 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 alto. E io cosa farò per non rischiare? Se metti caso per assurdo non volesse far uscire questa SBC, io li vendo prima, così almeno c'ho un guadagno sicuro. Così come per i giocatori del Sudafrica. Ora vi faccio subito vedere che criterio di ricerca ho messo. Sudafrica argento. E li comprate a 500 crediti. Come vedete ce ne sono parecchi. Io vi consiglio di prenderli. Vedete, questo qua li prendo subito. Perché 300 crediti è oro colato, ragazzi. Vi faccio subito vedere che li prendo anch'io. Quindi non vi dovete preoccupare. Perché prendo questi giocatori del Sudafrica? Perché ci sarà un nuovo incontro principale dove ci sarà gli Orlando Pirates contro i Kaizer Chiefs, come cazzo si pronuncia? E di conseguenza, essendoci queste solo due squadre in Sudafrica, la metteranno al 99%. E anche qui, ragazzi, per non rischiare, vi consiglio di venderli un'ora prima che esce la sfida, ovvero martedì alle ore 6, perché così l'hype essendosi rialzato, voi li vendete e se non esce ci avete comunque guadagnato, perché li prendete a un prezzo molto molto basso. Quanto si alzeranno, ragazzi, io non so dirvelo. Quindi vi ho spiegato questi due metodi, noi penso che può bastare così, noi ci vediamo a un prossimo video su
sulla compravendita. Scrivete nei commenti cosa ne pensate, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale ovviamente se non l'avete già fatto. È bella.